Italiani vicini e lontani, buongiorno. Oggi vi porto a far vedere una curiosità sulla metropolitana di Uxbridge. Eccola qua. Ci saranno delle curiosità veramente importanti e molto carine del passato. Insomma, entrare qua dentro significa entrare un po' in una macchina del tempo. Metropolitana di Uxbridge si trova in sesta zona e subito ci riconoscono queste due colonne nere che ricordano già una architettura del passato. Ma se guardiamo in alto, vedete, ci sono queste ruote che ricordano le ruote della metropolitana, ma anche le ruote di un vecchio tram che passava proprio qui. Nella prima metropolitana ora è interrata, nascosta sotto la Salisbury. Era il 4 luglio del 1906, invece questa è del 1938. Una curiosità, era inaugurata il 4 dicembre, questo 4 che ricorre qui a Uxbridge. Innanzitutto, appena si entra si vede questo atrio enorme, ma c'è subito la prima curiosità qui sulla destra. Eccola qui, il distributore degli anni 40, vedete, delle sigarette. Questo è un heritage, infatti la metropolitana di Uxbridge ha molti heritage, come per esempio questa stazione qua. E qui veniva appunto detta la cassa 1, cassa 2, ma anche veniva scritto a che ora partiva la metro. Allora, ora noi facciamo un viaggio all'interno, vi faccio scoprire altre due curiosità, perché qua la metropolitana poteva godere anche di un altro angolo distributore di sigarette e giornale. Si trova proprio qui sulla sinistra, un po' più moderno. Ora lasciamo perdere la scritta del Mars che ci ricorda i tempi nostri. Questa risale al 1955. Ma se noi andiamo qua, questa era la zona dove aspettavano le persone e ci sono le panchine in legno, ed è una delle poche stazioni che ancora può godere di queste strutture. Vedete quanto era già nel passato del 1938, quindi quasi 86 anni fa, quanto era enorme, larga, perché ovviamente Uxbridge all'epoca era un punto importante, ma lo è anche oggi, perché anche se in zona 6 è ben collegata, perché con la Metropolitan si può arrivare a King's Cross. Ma c'è la curiosità, forse simbolo di questa metropolitana, che è la pesatrice. Si poteva pesare sia le persone, ma anche e soprattutto le borse, le luggage, ok? Vedete, il massimo erano 20 stone, 20 pietre. Da notare anche quanto era piccola la pesatrice, perché le borse dell'epoca non erano sicuramente i troller di oggi. Un'altra curiosità di questa stazione è questa segnaletica dei binari e dei treni. Vedete, c'è il numero 4 con la freccia luminosa, First Train House, e questa struttura fatta così si ricorda molto quella anche di Earls Court, con la differenza che questa qui è la prima stazione che ha adottato questo metodo, e poi sotto naturalmente ci sono quelle moderne. Riusciamo, perché vi voglio far vedere questo splendido mosaico. Queste vetrate, questi mosaici sono veramente unici. È una delle poche stazioni, anzi l'unica stazione che ha questi mosaici. Allora, il primo mosaico rappresenta la contea del Middlesex, e poi quello centrale, eccolo qua, rappresenta il council di Uxbridge, e poi c'è il cigno, che il cigno rappresenta la contea del Buckinghamshire, dove tutta Londra si basa, nell'appunto contea del Buckinghamshire. Sì, perché la contea di Buckinghamshire è proprio la contea dove noi siamo, come Londra, come regione, come zona di Londra. Infatti, se qualcuno viene dall'MI5 o viene anche dai vari aeroporti con la macchina o con il bus, si accorgerà che a un certo punto c'è un cartello dove c'è scritto benvenuti nel Buckinghamshire, appunto la contea del Duca di Buckingham, quello famoso del palazzo di Buckingham. All'uscita della metropolitana di Uxbridge potete godere veramente di un qualcosa di molto carino. C'è un bel piazzale, come vedete, c'è un vecchio pub, c'è un bellissimo centro commerciale qui di Uxbridge, vedete,
che ovviamente non vi faccio vedere perché dovete venire, ed è un centro molto carino questo qui in questa zona. Una zona, ripeto, forse un po' lontana, zona 6, però vale la pena venire perché ci sono tantissime strutture che ricordano il passato. E allora, se vi è piaciuto questo London One Tour sulle curiosità della metropolitana di Uxbridge, non fate altro che condividere con i vostri amici e seguirci sul canale YouTube, dove troverete tutti i London One Tour fatti in questi anni con tutte le curiosità da Londra. Io vi do appuntamento dove? Su London One Radio, la vostra amica radio. Ciao!